Noi collaboriamo da Vistosi ormai da quasi più di 10 anni. Abbiamo esordito con alcune collezioni e queste sono le ultime nostre due collezioni che presentiamo quest'anno. La collezione sopra di me è Puppet e indaga il tema del componibile, lampadario componibile. Ci siamo ispirati a quello che erano i classici lampadari. E abbiamo cercato di renderli personalizzabili e così diversificarli nell'allestimento consueto. Le versioni che qui ci sono a 12 luci, però abbiamo anche una versione anche a 6 luci. Il concetto principale di questa collezione è quello di considerare il braccio del lampadario come elemento principale, il braccio storico ad esse sinuoso ad ansa, viene però attualizzato e realizzato attraverso l'utilizzo di un nuovo materiale che è quello del cavo di alimentazione direttamente. In questo modo, con una sola montatura, che si dirama appunto in maniera radiale con i 12 bracci, io posso progettare a casa il mio lampadario a seconda della disposizione delle sfere e a seconda della grandezza che voglio dare, all'importanza che voglio dare. Il vantaggio qual è? Quello di disporre di un'unica montatura che nasconde però un'infinità di lampadari. Quando abbiamo progettato Pappe ci siamo ispirati davvero a una rilettura di un lampadario classico, ma visto da un nuovo punto di vista, da una prospettiva diversa. Noi abbiamo già elaborato un lampadario classico nel prodotto che è uscito 2 anni fa, 900, ma lì era una rilettura che voleva avere comunque qualche legame ancora col candelier Muranese in vetro lavorato artigianalmente, ma che fosse suntuoso e classico. Invece in Puppet l'idea era proprio quella di creare un prodotto flessibile, leggero, lineare, in cui davvero abbiamo lavorato per sottrazione, abbiamo eliminato tutte le cose ridondanti di questi lampadari a braci Muranese o anche dei lampadari a braci degli anni 60 e metallici, e abbiamo cercato di renderlo essenziale e flessibile, e di rendere un prodotto in cui il cliente o il designer o l'architetto che lo acquista diventasse autore e in grado di poter comporre lui la propria composizione. Infatti, giocando sui parametri e sulle diverse altezze di questi globi luminosi e sui diametri che posso andare a regolare, creando maggiore o minore dimensioni, posso davvero creare il mio lampadario, il mio effetto luminoso.